A 10 anni dall'inizio dell'impegno nella cooperazione sanitaria internazionale, la Regione Toscana ha dedicato 2 giorni di riflessione sui temi della salute, dello sviluppo e dell'integrazione, sempre più interdipendenti nei destini del mondo globale. Con una spesa di 58 centesimi ad abitante, la Regione sostiene ogni anno 20 progetti di cooperazione sanitaria internazionale, fornendo supporto, formazione e assistenza tecnica a più di 110 ospedali e centri sociosanitari in Italia e all'estero. Gli interventi sono coordinati da una struttura di riferimento. E noi abbiamo intanto messo in piedi il Centro di Salute Globale che ha sede presso l'ospedale Mayer, ma che è un centro di riferimento a carattere regionale. Non a caso abbiamo inserito il Centro per la Salute Globale all'interno della legge di riforma del sistema sanitario a dicembre 2015 ed è il punto di riferimento e di coordinamento delle politiche regionali sia in relazione alla cooperazione internazionale sia in relazione alle politiche di salute per i migranti che arrivano nella nostra regione. Tiene i contatti con tutte le altre aziende sanitarie sia sul fronte appunto dei controlli di chi arriva nella nostra regione sia sul fronte delle politiche di cooperazione sanitaria internazionale che si fanno nel resto del mondo. Il piano di cooperazione sanitaria prevede che la Regione Toscana intervenga in via privilegiata in alcune aree del mondo, come l'Africa, il Medio Oriente e i Balcani. In questi paesi la Regione Toscana non si limita a investire risorse economiche, ma invia professionisti in grado di trasmettere le loro capacità e conoscenze ai colleghi locali. Abbiamo sentito più volte raccontare da alcune forze politiche che le persone vanno aiutate a casa loro e quelle medesime forze politiche però hanno azzerato i fondi per la cooperazione internazionale. Quindi bisogna provare a capirsi se vogliamo che le persone non scappino anche per ragioni di salute dai loro paesi, noi bisogna dare una mano perché i sistemi sanitari anche in paesi più sfortunati del nostro siano sistemi sanitari affidabili dove le persone possano essere curate e seguite. E questo è il lavoro che noi stiamo facendo, investiamo circa 1,5 milioni di euro sulla cooperazione sanitaria internazionale che però hanno la capacità di muovere una enorme quantità di risorse in giro per il mondo. A volte con progetti di poche centinaia di migliaia di euro si riescono a muovere milioni di euro in termini di intercettazione, di progettualità che ci sono a livello europeo o a livello mondiale. Il Centro di Salute Globale gestisce anche gli interventi sui migranti che arrivano in Toscana. Stiamo cercando di organizzare un sistema di presa in carico delle persone che nella nostra regione arrivano, che fanno già un primo screening al momento dell'arrivo, cioè sulle navi o nelle prime porti d'arrivo dove si trovano, ma che poi noi prendiamo in carico attraverso la rete delle aziende sanitarie e che screeniamo di nuovo nel momento in cui arrivano nella nostra regione. Quest'opera di controllo ha consentito anche di sfatare alcune notizie totalmente false riguardanti gli immigrati. C'è stato un periodo in cui si diceva addirittura che la fonte della meningite, del grande numero di meningite che c'era nel nostro paese, era l'immigrazione, cosa assolutamente falsa e dimostrata da tutti, da ogni scienziato competente nel caso, perché la meningite che c'è in Africa è proprio un altro ceppo rispetto a quella che avevamo in Toscana. In realtà chi arriva nel nostro paese dopo tante traversie, dopo tante difficoltà sono in genere persone giovani e molto sane, altrimenti non avrebbero retto alle tante difficoltà che incontrano sul loro cammino. E nonostante questo comunque noi abbiamo il dovere di costruire delle reti sanitarie di presa in carico che mettano in sicurezza non solo la salute di chi arriva ma la salute naturalmente dei cittadini della Toscana. In tutto questo le associazioni di volontariato svolgono un ruolo determinante. E soprattutto è importante che il Centro di Salute Globale, come sta facendo, abbia contatti con le comunità straniere che sono presenti nei nostri territori e che possono svolgere un ruolo di mediazione importante su tante politiche sanitarie. Penso a tutte le politiche di screening e di prevenzione che possiamo fare, penso in modo particolare nei confronti delle donne. L'aiuto e il sostegno delle associazioni di volontariato e delle associazioni delle comunità straniere
diventano strategiche per aiutarci a veicolare, per esempio, il messaggio dell'importanza della prevenzione. Quali sono i prossimi interventi che verranno messi in atto dalla Regione? Noi continueremo sicuramente ad investire in questo settore, a dare rilevanza al Centro di Salute Globale, perché pensiamo che queste siano non politiche marginali, ma siano politiche che a pieno titolo stanno dentro le politiche sanitarie della nostra regione. Questo è il dovere di una regione avanzata anche sul piano sanitario come la Regione Toscana, è anche quello di occuparsi di altre parti del mondo dove le medesime opportunità di salute non ci sono per tutti e di occuparsene naturalmente nella misura in cui ciò sia consentito, ma la Regione Toscana, se anche dà una mano a qualche altro paese, voglio ricordare che è sempre la prima nei livelli essenziali di assistenza nel nostro paese e quindi per l'assistenza ai cittadini della Regione Toscana. Quindi non si toglie nulla agli altri, ma quando si allarga il raggio dei diritti e delle opportunità non si toglie qualcosa a qualcuno, ma si dall'opportunità a tante persone di avere una speranza di vita in più. In occasione dei 10 anni di impegno della Toscana nella salute globale, è stato proiettato a Firenze un documentario, Fragile Equilibrio, di Guglielmo Garcia Lopez. Insignito del premio Goya, il documentario racconta le disuguaglianze, il disagio e le contraddizioni della società contemporanea attraverso le parole di José Mujica, senatore e presidente dello Stato dell'Uruguay dal 2010 al 2015. Anche il Centro di Salute Globale ha prodotto uno spot di sensibilizzazione sul ruolo della cooperazione internazionale, nel quale il protagonista è un medico africano e lo slogan è «La salute è sviluppo, la salute è futuro». Credo che abbiamo veramente costruito una rete importante in Toscana che si occupa del lavoro della cooperazione sanitaria nei paesi per noi strategici e sempre di più anche della presa in carico e del coordinamento e della cura delle persone che arrivano. E così la stiamo raccontando con un nuovo video che avete visto, la stiamo raccontando con i nostri numeri e io ci tengo molto a dirlo, l'ho detto anche prima, che alla fin fine è uno sforzo immane che costa poco perché costiamo 0,58 centesimi a Toscano all'anno, no? La metà di un caffè, e con quello veramente riusciamo a incidere in tanti realtà del mondo con delle piccole progettualità che sono volano per grandi progettualità e riusciamo anche a fare tanto coordinamento qua.